Abbiamo definito un percorso ostacoli dei risparmiatori azzerati in conseguenza al decreto salva banche, una via crucis, un percorso dimostrativo che vedrà sfilare fianco a fianco l'associazione vittime del salva banca e Federconsumatori di Arezzo, un corteo dimostrativo che toccherà i luoghi simbolo della nostra città ma anche i luoghi simbolo della vicenda Banca Etruria. Abbiamo deciso questa iniziativa per giovedì. I luoghi simbolo sono il Duomo, perché il comune, il luogo del dire, dove il Vescovo ha fatto una forte denuncia su questa questione della banca e quindi ci preme partire da lì. Il Fare, perché la prefettura è il simbolo del governo su Arezzo e non c'è dubbio che il governo è carente. Sono scaduti i termini per l'approvazione dei decreti e ancora non siamo a niente. Ecco perché vogliamo andare dal prefetto per sollecitarlo affinché si prendano le decisioni che da tempo si aspettano. E poi la banca, perché la banca è il centro da dove è nato tutto il problema, è il centro del cosiddetto misfatto. E quindi bisogna ripartire da lì perché si possono trovare delle soluzioni generali, non solo per i risparmiatori. L'associazione vittime del salvabanche è iniziata, ormai lo sapete, ormai a lavorare da 4 mesi a questa causa, non si è mai fermata, al di là delle manifestazioni e dei presidi, ha cercato di colloquiare con gli organi competenti per trovare una soluzione che noi più volte, anche con i nostri tecnici, abbiamo individuato, quindi adesso aspettiamo sicuramente l'uscita di questi decreti, ma ribadiamo occorre una soluzione equa per tutti coinvolti, ovviamente equa a seconda, diciamo, del risparmiatore, però non si può lasciare indietro nessuno.